Bella a tutti i miei slimes, qui Alp, bentornati nel mio canale. Eccoci qui con la nuova reaction e oggi andiamo ad ascoltare Tony Vibes di Tony 2000. Che dire, in questo canale ci sono state tante reaction in cui l'abbiamo visto partecipe, non lo reactavo da un po', è uno dei miei rapper preferiti, detto sinceramente, anche uno degli emergenti che trovo più interessante attualmente nella scena italiana. È uscito questo EP prodotto totalmente da Gumma Vibes, la scorsa settimana ha droppato un EP con Lil Fabris, Fabrizio e Tonino, quello l'ho ascoltato, quindi non arriverà la reaction, però in questo caso ho detto no, questo me lo voglio ascoltare con i miei slime. Molto easy, sono 5 tracce, quindi io procederei subito dalla prima, che è Giorno del Giudizio, ma come sempre. Ma come sempre, prima di cominciare, se non lo siete, mi raccomando, iscrivetevi al canale e lasciate un mi piace. Sono giovane, non Rolex, sono Bradley. Con i diamanti sono veri. Money rack, sono crazy. Questo era uno snippet, baby. Gli esercizi. Faccio Xanax, non fentanyl. Un intro molto breve, veloce per cominciare. Questa canzone tra l'altro era stata già spoilerata tempo fa, perché mi ricordo una parte. Comunque anche, diciamo, un autotune con cui di solito non siamo abituati a sentire Tony 2000, secondo me tutto sommato è una bella canzone, anche se devo essere sincero il mix di tutto non mi ha fatto impazzire, perché ad alcuni tratti facevo fatica proprio a comprenderla. Però tralasciando questo, comunque la canzone ci sta un sacco. Andiamo con la seconda, che è Fell in Love con un Dope Boy. Beat è clamoroso. Che attitudine che ha Fabris. Ecco fa. Ok. Se sei interessato all'affare, chiama in un momento. Ciò i soldi appresso sono un vero monumento. Tony in cucina, picchio la pentola, mi arrestano per stupro. Tuo amico non incontra il mio criterio, non lo includo. Quando faccio affari mi piace avere privacy. Slitherish, non siamo simpatici, bastardi. Questa è veramente una hit. Già ero pronto, perché avevo sentito qualche piccolo spoiler, sai, sulle storie di Instagram e quant'altro, e mi ero subito reso conto che è veramente una manata, e il beat è molto molto bello. Fabris e Tony si confermano veramente una coppia devastante, perché cioè sono proprio forti in due. Tra l'altro Fabris è proprio quello che ha aperto la canzone, poi è venuta la seconda strofa di Tony, e invece poi ci sono nel ritornello e anche verso la fine le sporche, o comunque un po' di voce di chioda utilizzata quella, che comunque in canzoni con quest'aria un pochino no old school anni 2000, secondo me ci stava tantissimo. L'ho aggiunta in playlist perché per me questa è stata troppo troppo devastante. Mi raccomando, che trovate tutti i link in descrizione. Andrei avanti con la terza, che è Fast and Furious. Ho pensato di farmi pelato come Vin Diesel. Io guido una macchina a benzina, non un tocco il diesel. Madonna, il Vin. Baby girl scialle, droghe nella trap house. Motori nella trap house. C'è puzza di smoke, brother, sembra che sto scorreggiando. Semaforo rosso, sono dietro già, senti il clacson. Vado veloce, faccio il ballo Slitherish, mi fermo al Mac. In amore non le baby, se faccio il ballo di scam. Fumo una siga in macchina, non mi interessa se resta la puzza. Tanto è maschia come cosa. Baby girl, lo muove bene nella trap house. Le spende bene nella trap house. Mamma mia, anche a questo giro io penso che per certi versi si sia anche superato, perché questa canzone è, non lo so, è un puttanaio di suoni, però il beat comunque è uscito clamoroso, perché dopo un po' diciamo che si completa, parte in maniera molto basica con quella melodia là. Vabbè, io non sono tecnico quindi non so spiegare bene il suono, però poi insomma diventa clamoroso, e in generale tutta l'attitudine è molto trap, appunto anche la parola trap house, che chiaramente, per chi non lo sapesse, sono le case dove si vende e si cucina la droga. E Tony essenzialmente ci è andato proprio come un treno, non si è fermato un secondo, e penso che sia stata una delle sue strofe più hard. Andrei avanti con la quarta, che è Fumo Ops, sono un duca. Sono concentrato, sono cinese, sai che i guadagni dipendono dalle spese. Il beat è clamoroso. Ti levo diretto al succo. Tu ho la blueprint, sto tranquillo, fumo un dubi. Fumo ops, sono un duca. Sono il bambino, rappresento un guaio. C'ho le mani in pasta e non posso slegarmi. Madre. Soldi mi donano libertà. La mia baby mi chiama papà. Ogni mio dettaglio è costoso, mi puoi chiamare il papa. Tu tengo in casa come fossi in America. Ho fatto nascere rapper, sono un'ostetrica. C'ho quattro tasche piene. Ragazzi, non so più che cazzo dirvi, perché ho l'impressione veramente che di canzone in canzone stia sempre migliorando. Cioè, una hit più
grossa man mano che le canzoni passano, perché anche a questo giro il beat ricorda un sacco quelle influenze West Coast e secondo me è stato fatto veramente bene. Tony c'ha sempre la stessa attitudine, che è pazzesco, perché tu dove lo metti veramente. Mo le canzoni hard chiaramente li riescono meglio di tutte secondo me, ma perché è proprio potente. Però se lo metti anche una canzone con una vibe diversa, cioè riesce sempre a mantenere l'attitudine Tony 2000, che non ve lo so neanche spiegare, è un qualcosa di clamoroso secondo me. Su 4 canzoni fino adesso 3 le ho aggiunte in playlist, quindi vi basta sapere questo. Io direi concludiamo con Alcolizzato Musica. Baby, beh, mamma mia, non mi dare questa vibes finale. Leccami tutto intorno, sputami nella birra, baby, sputami in bocca, troia. Io la sto sentendo, sono ubriaco, marcio, mi cade il whisky a terra, mi metto a piangere. Baby, esprimi un desiderio, c'è la stella cadente, ho bevuto tanto, sto cadendo sul cemento. Mi so come quella volta quando l'ho fatto provare l'anale, si è messa a piangere, baby, mi hai fatto arrabbiare. Mamma mia, qua stava tutto un briaco fracico. Parla di meno, baby. Mi sento accaldato, mi scopro, apro la finestra. Riesco a svegliarmi, baby, è poco che dormo dall'altra sera. Quelli dentro al cervello. Madre. Sarà un mondo diverso, un mondo di merda. Sono al secondo bicchiere, brother, sta funzionando, sto fumando un... Yeah, ma io la chiudiamo qua. Di canzone in canzone questo più è migliorato. Questa è la hit suprema. Ma perché? Allora, vi ho detto, Tony nelle canzoni hard chiaramente è un mostro, perché è sempre la questione dell'attitudine, eccetera eccetera. Però canzoni in questo stile, non lo so, con questo sound un pochino più, diciamo, vintage, no? Mi viene anche in mente Baby, mi hai slidderici ipnotizzato, oppure il Couscous, il vero Snoop Dogg. Non lo so, sono troppo clamorose. O le registra tutte ubriaco e quindi sono epiche per questo, ma non lo so, c'hanno una vibe che non ve la so descrivere. E ancora una volta, soprattutto, una bella produzione di Gumma, parlando ora un pochino più in generale dell'EP. Devo dire che lui e Tony si sono dimostrati una bella accoppiata, perché tutte le produzioni comunque alla fine erano in stile suo e soprattutto le ha scassate tutte. Diciamo che su 5 canzoni l'unica che non mi ha convinto totalmente è la prima, Il Giorno del Giudizio, che ho detto un po' per il mix che non mi ha fatto impazzire. Però secondo me le restanti 4 sono totalmente superiori e posso anche dire che sono tra le migliori canzoni fatte da Tony 2000. Quindi devo dire la verità, questo EP mi è piaciuto un casino, ma non che avessi moltissimi dubbi. Voi invece cosa ne pensate? Quale di queste 5 canzoni vi è piaciuta di più? Quale featuring vi è piaciuto più, questo EP o Fabrizio e Tonino? Scrivetemi tutto quello che volete qui sotto nei commenti, che vi leggo tutti. Se il video vi è piaciuto, chiaramente vi invito a lasciare un mi piace. Nel caso in cui non lo foste, mi raccomando, iscrivetevi al canale. Se lo siete già, attivate la campanellina, così non vi perdete altri video, altre reaction, ogni contenuto che carico. Qui sotto in descrizione, come al solito, trovate tutti i miei social, le playlist, il gruppo Telegram, l'account TikTok e tutto quanto. Condividete questo video con quanta più gente volete e potete. Noi ci vediamo ad un prossimo slat.